Medicusmundi nasce nel 1968, quindi sono già più di 40 anni, in un'epoca in cui il mondo stava andando in una nuova direzione. C'era stata l'enciclica di Paolo VI, Papa Bresciano, e da lì tutto un mondo verso, il mondo si muoveva, il mondo comunque di chi credeva all'epoca, si muoveva verso gli ultimi, ancora di più verso gli ultimi. Nasce da qui quindi questo desiderio, anche attraverso il centro missionario bresciano, attuale centro missionario diocesano, una spinta verso l'Africa, verso Kiremba in Burundi. Qui nasce quindi, attorno a questi movimenti, nasce Medicus Mundi Italia, come sede italiana del network internazionale Medicus Mundi International. Da quel 1968 ad oggi chiaramente il percorso è stato lungo, articolato, e si sono fatte tante cose, se ne sono imparate tantissime, direi, però comunque adesso cerchiamo di mandare avanti con orgoglio questo mandato decennale ormai. Ci occupiamo di cooperazione sanitaria, sociosanitaria internazionale, il che significa, vuol dire che l'accesso ai servizi sanitari alle popolazioni. In Africa operiamo in Burkina da tantissimi anni, in un rapporto molto decisamente consolidato, in Burkina, in Mozambico dal 2008, siamo tornati in Burundi negli ultimi anni e poi siamo in Ecuador in America Latina, in India, questi attualmente i progetti esistenti. Altro lavoro importante che noi svolgiamo è comunque il corso di medicina tropicale, che per esempio per quest'anno l'abbiamo appena fatto, di formazione degli operatori sanitari sulle malattie infettive tropicali, e poi vabbè collaboriamo sempre con le università. Un concetto importante che ci tengo a sottolineare è che comunque i nostri progetti si attuano solo ed esclusivamente su richiesta delle popolazioni locali, cioè sui loro bisogni. Non siamo noi che portiamo giù i nostri bisogni, perché questo è molto importante per stabilire un rapporto corretto. Per quello che riguarda riuscire a trovare dei volontari che ti facciano dei lavori d'ufficio o che ti facciano un po' di propaganda, non so, qui al centro le rondinelle, allora quello è sicuramente difficile. Dall'altro, trovare dei medici che magari facciano un periodo là non è difficile. Trovare qualcuno che faccia la scelta di vita per qualche anno là, allora qui l'interrogativo è più ampio. Cosa porta a casa un medico? Io le posso dire cosa porto a casa io quando faccio questi viaggi. Allora mi sento privilegiata, prima di tutto, perché comunque ho la fortuna di fare questi viaggi. Quando vai là trovi comunque un sorriso, un grazie, persone che sanno il senso delle cose. C'è un senso della vita e della morte che noi abbiamo dimenticato completamente, e c'è un senso della gratuità completamente differente. E quindi quando torni a casa, con tutti i loro bisogni, e nello stesso tempo vivi qui dove hai tutto, il contrario di tutto. E alla fine è solo un riempimento della tua interiorità. Penso che i medici poi si portino dietro un'esperienza immensa, un'esperienza professionale immensa. Io non sono un medico, per cui non posso dire esattamente cosa si porta a casa un medico, ma i medici certamente si portano a casa un'esperienza professionale immensa, questo sì.